c'era già l'anno scorso c'era già un'attenzione verso, si chiama polifagia. Pericoloso che passa, non ci sono. Quelli con spettiva la paera la rostata. Si cui meda da garante paia sotto e quante si rivolta. L'era un calma di streve i leoni, al tigri, il leopardo, i più pericolosi. No, questo se quello sono no. Non sono andato a vedere un piccino. Grazie. Allora niente. La parola a Leo Belli. Subito che c'è lo sposcorso in dialetto. Kurt, curtesso, taglia dalla curta, no, come era? Me vi ringrazio tutti perché le da e se stanche si troviamo in questa situazione. A ne so se ci d'accordo Damiano, ma credo che in questi anni avremmo fatto un progresso a questo tipo. La gente la comincia a scrivere in dialetto, una massa gli esprime i sentimenti in poesia, però l'aumenta neanche la riflessione sopra quel che è contenuto del dialetto. Avemma qui il banchetto La Sciur, che è un'associazione importantissima. E è sì che sempre più la gente la scorre in dialetto. E scorre in dialetto neanche di Zuva. I vuoi capire al paroli al significato che gli ha. Non la sapevamo da un pezzo che il dialetto è una lingua che viene declinata in diversi modi. Ma a crederci importante ogni anno al GEM che dria e dialetto non è solo un fatto folcloristico, solo è fatto tutte scor come scorreva i nostri nonni e i nostri genitori. Dria e dialetto è una cultura, è una preparazione e un modo di intendere la vita. A credere potete dire che la lingua del dialetto era la lingua di quei che gli faceva l'onestà, un dei principi fondamentali. La parola d'Edal era quella che la sconfermava con una stretta di mano e i sentimenti i veniva espressi immediatamente. E credo che questa manifestazione non possa ancora sentirvi. Me ringrazio tutti, fra l'altro siamo quest'anno a Villa Silvia, un dei posti più belli della nostra città. Fra l'altro avrei da ringraziare Franco Severi e quelli dell'associazione Lammi che gli ha fatto tosti lavori, ha messo a posto, gli ha un museo che può essere visitato con gli strumenti musicali. Un pet capì che questo potrebbe essere l'ambito dove i prossimi festival possa fare. E credo che questo sia anche un vantaggio per tutta la città. E venirà fra un po' anche l'assessore alla cultura, al Ciamarema a fare un breve saluto. A voleva ringraziare tutti. E voleva dire che lui ha la possibilità di mangiare, a stare qui fino a mezzanotte, a sentire da poesie bellissime. Grazie ancora a tutti e speriamo di poter continuare in questa bella festa. La parola a Damiano Zoffoli. Zoffoli scorre anche un po' in italiano. Non è facile. Allora... Me a scuola in dialetto con i miei genitori, forse sono l'ultima generazione che imparò a premere dialetto nell'italiano. Mi ricordo al MISI, impareva veci, in realtà adesso guardando in dria, gli aveva a che tempo 50 anni, non era tanto veci. Però scurevo in dialetto e i miei genitori scurevo in dialetto. Anche stanno a struare la prima di Mengadloi, l'associazione Tet Kishite Fiol. Tet Kishite Fiol. In questo titolo è un programma. Assem Fiol met Piero Baldaini della Agustina Tmucregna, che fra l'altro è nata a San Vitor, quindi è quedria. In regione la prossima semana è una discussione su una lezza che riguarda i dialetti. Avremo
contribuisce a sostenere le associazioni che a tutto l'anno al lavoro per far sì che il nostro dialetto non smaresse, non sperda. E a lavorare anche per contribuire a questa festa, a questi festi, perché possa continuare anche in stetrane e l'anno ancora che viene dopo. Vi ringrazio la partecipazione, il presidente Belli, Valeriano, amici, tutti quelli che tutto l'anno lavorano gratuitamente per promuovere il dialetto anche in tal scuola, i nostri fioli, i nostri anvut, perché la nostra lingua la contengo ancora. Grazie. Grazie.